Bentornato su Scegliere la batteria. Oggi facciamo un breve test di questo rullante Yamaha Power 5, un rullante 14x6,5 in metallo, direttamente dagli anni 80-90 circa. È un rullante che ha quasi 30 anni ed è veramente in ottime condizioni, sia per i cerchi che hanno veramente poco pitting, soprattutto dopo il restauro che ho fatto, anche i blocchetti, qualche graffio su per giù, però per avere 30 anni, insomma, è messo veramente molto bene. I cerchi sono in tripla flangia e sono 8 tiranti. Lo proverò con l'Ambassador, la Emperor e la Evans Dry, quella sabbiata con i forellini. Salterò la pinstripe perché ho visto dal precedente test con lo Yamaha Stage Custom più o meno tra Emperor e pinstripe suonano uguali, quindi la saltiamo e facciamo un video un po' più corto. Andiamo subito a provarlo. Come abbiamo visto dai tre test precedenti, il metallo tende ad avere una risonanza maggiore rispetto al legno, quindi è meno controllabile. Per ovviare a questo problema dell'alta risonanza, che è già un aspetto tipico del metallo, però quando le misure iniziano ad aumentare si sente ancora di più. Ho visto che si comporta meglio con l'Evans Dry, probabilmente perché è un po' più spessa e anche perché i forellini fanno passare l'aria, quindi lo smorzano un po' di più la pelle. Sarebbe bello vedere se qualcuno di voi ha già un rullante del genere e se lo ha provato con delle pelli un po' più spesse, come si comporta. Questo rullante più o meno si adatta a quasi tutti i generi musicali. Lo vedo, secondo me, più indicato per il rock, dato l'altezza, anche per il punk, anche per il reggae, lo ska e il funky, dato che quando colpiamo pelle e bordo si sente un bel suono metallico squillante, lo vedo indicato anche per questi generi. Link qui sotto in descrizione, dove troverai maggiori foto riguardo a questo rullante. Ci vediamo al prossimo test. Ciao!